Ehi, hey! Ho intenzione di fare una serie di video dove farò 100 curiosità su tutti i film più importanti della Disney. Dovrete aspettare un attimo prima che io inizi a fare questa rubrica. Non dimenticate che i miei video escono due volte alla settimana, al martedì o mercoledì, e al venerdì e al sabato. Iniziamo rispondendo a qualche domanda che molti continuano a fare. Metà delle informazioni che sentirete in questo video potrebbe essere scontata per alcuni di voi, ma per altri no. Walt Disney era una persona. Una persona che faceva film. Non era un regista, era un produttore, ma il concetto è comunque quello. Walt Disney faceva film. Visse tra il 1901 e il 1967, se non sbaglio. E sì, fu una persona vera. Approfondimenti su di lui, beh, li farò nel corso dei video. Sappiate che quando dico Disney, posso riferirmi o alla casa di produzione, o a Walt Disney, una persona reale. Tutti sanno che esiste un famoso elenco dei classici Disney, ma metà della gente non sa che cosa sia. I classici Disney sono un elenco di film. Quando Walt Disney decise di fare il primo film, ovviamente ebbe una troupe, un gruppo di qualche centinaio di persone che lavorò a quel film. Bene, si definisce classico Disney ogni film prodotto dalla Disney e che è stato fatto dalle stesse persone. Ovviamente Biancaneve e Sette Nani è uscito nel 1937, di conseguenza non sono più le stesse persone. Ma un po' alla volta sono cambiate. Oggi delle persone originali non ne resta neanche una. Ma sostituendosi uno alla volta, un po' alla volta, si è arrivati fino al 2017 e beh, si è mantenuta questa tradizione dei classici Disney. Per questo motivo esistono elenchi che hanno delle versioni alternative. Io cercherò di seguire l'elenco che tutti considerano come il più corretto. Quello che tiene conto anche di film che non se lo meriterebbero, ma che effettivamente fanno parte dell'elenco dei classici Disney. L'elenco completo l'ho messo alla fine di questo video. No, i classici Disney non sono tutte quante favole. C'è una buona percentuale di favole, ma non sono tutte favole. Possono essere qualsiasi cosa, e solo a volte si tratta di favole o fiabe. La maggior parte delle volte, le altre storie della Disney possono o derivare da altri pezzi di letteratura, personaggi realmente esistiti, pezzi di letteratura, opere teatrali, e alcuni, i più rari, possono essere state completamente inventate dalla Disney. Ma sappiate che sono molti meno rispetto a quello che vi aspettate. Che cos'è la Pixar? Se andate al cinema a guardare film della Disney, spesso vi capiterà di vedere la Pixar, quella strana cosa che ha all'inizio dei suoi film questa lampada che saltella. Allora, ci troviamo nel 1995. Steve Jobs, lo stesso che ha creato la Apple, ai tempi stava cercando di dimostrare che con i suoi computer si poteva fare davvero qualsiasi cosa. E uno di questi modi per dimostrarlo fu per Steve Jobs quello di creare dei cartoni animati. Dei cartoni animati fatti al computer sono stati i primissimi della storia e questa casa di produzione, che all'inizio era semplicemente una parte della Apple, divenne la Pixar. Di conseguenza, la Pixar fa parte della Disney, ma è una cosa un po' a sé stante. Diciamo che ovviamente la Disney ha a dire l'ultima parola, ma la Pixar è completamente separata dalla Disney. La maggior parte dei film della Pixar sono cose innovative sotto tutti i punti di vista, soprattutto quelli tecnici. No, Walt Disney non ha inventato i cartoni. L'inventore dei cartoni è Emile Cole. Quando vennero inventati, Walt Disney aveva solo 7 anni. Diciamo che Walt Disney ha inventato moltissime cose che sono importanti per i cartoni. Ha inventato i cartoni animati a colori, ha inventato il lungometraggio d'animazione e ha inventato le favole per bambini. Alcuni di voi so già che stanno pensando, ma io reputo classico Disney solamente quel film vecchio che guardavo da bambino, quelli vecchi dei vecchi tempi. È una cosa abbastanza stupida da fare, sia perché la maggior parte dei film dei vecchi tempi non li ha visti nessuno, tipo Ichabod e Mr. Todd, o Saludos Amigos, o I Tre Caballeros, Lo Scrigno delle Sette Perle, tutti quanti i classici Disney che non conosce praticamente nessuno. E quindi molto spesso vi state riferendo a film che non avete visto. In più, alcuni film che tutti credono essere particolarmente vecchi, in realtà non lo sono. Quindi non inventatevi un significato per la parola classico Disney. Esiste una definizione vera e propria, non serve inventarsi cose del tipo i classici Disney sono quelli più classici, perché più classici è una cosa che hai in testa tu. Molti hanno parecchi problemi con cose come Cenerentola 2 e Cenerentola 3. Per quanto effettivamente siano fatti meglio rispetto al Gobbo di Notre Dame 2, no, non sono classici Disney, nella maggior parte dei casi. Sono rarissimi i sequel che sono classici Disney, anche se aumenteranno nei prossimi anni. Quindi no, i sequel, il 2 e il 3 di vari film, non sono classici Disney generalmente, ma sono fatti da tutt'altre persone. Gran parte dei sequel che voi avete visto non sono neanche stati fatti in America, ma in Australia. Ci sono dei film che tutti pensano siano della Disney, ma non lo sono. Anastasia non è della Disney, segue semplicemente un po' lo stile della Disney.
Ma Anastasia è della Century Fox. Il principe d'Egitto, Giuseppe il re dei sogni e Spirit sono della DreamWorks, così come la strada per Eldorado. La spada magica, il re e Dio e lo Hobbit sono della Warner Bros. Mary Poppins in viaggio con Pippo e Elliot il drago invisibile, ma anche come d'incanto che tutti credono siano classici Disney, non lo sono. Semplicemente perché non sono stati fatti dalle stesse persone. Arrietty è sì una collaborazione fra la Disney e la Studio Ghibli, ma non si può considerare effettivamente della Disney. L'era glaciale è della Blue Sky, che è una cosa completamente diversa. Shrek, ovviamente, è della DreamWorks, non della Disney. Sì, Tim Burton ha lavorato ad alcuni classici Disney, per citarne uno, Taro nella pentola magica. No, anche se avete comprato un DVD su cui è scritto che è un classico Disney, Uno zoo in fuga non è un classico Disney. È della Disney, ma non è un classico. Si è trattato di un errore, diciamo, in quel conferetto. È un brutto ricordo per la Disney. Quindi spero vi interessino queste 100 curiosità che farò per ogni classico Disney, o comunque racchiudendone alcuni tutti assieme. Tipo tutti quelli usciti durante la Seconda Guerra Mondiale, effettivamente usciranno tutti quanti in un solo video. In quei video non sarò da solo. Visto il modo in cui a voi è piaciuto tanto mio cugino nel video sui cartoni della Kinder Ferrero, in ogni video non sarò da solo, ma ci sarà o mio cugino o altre persone. Quindi ve l'assicuro, saranno video divertenti e molto spesso interrotti da cose stupide. Nel frattempo vi ricordo di aiutarmi cercando di diffondere un po' questi video. Insomma, se conoscete qualcuno che possano interessare, eccetera, eccetera, eccetera. Almeno i vostri preferiti, se non questo che ha fatto abbastanza schifo. Nel frattempo chiedo a voi da quale film della Disney o non della Disney, anche DreamWorks o qualsiasi altra cosa vi venga in mente, da quale film potrei iniziare? Ovviamente mi riesce più facile con i film d'animazione, visto che è il mio campo, ma posso fare tranquillamente qualsiasi genere di film, non vi preoccupate, le informazioni non mi mancano. Biancaneve e Sette Nani, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Saludos Amigos, I Tre Caballeros, Musica Maestro, Bongo e Tre Avventurieri, Lo Scrigno delle Sette Perle, Le Avventure di Ichabod e Mr. Toad, Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, Le Avventure di Peter Pan, Lily il Vagabondo, La Bella Addormentata nel Bosco, La Carica dei 101, La Spada nella Roccia, Il Libro della Giungla, Gli Aristogatti, Robin Hood, Le Avventure di Winnie the Pooh, Le Avventure di Bianca e Bernie, Red e Toby, Nemici e Amici, Taro nella Pentola Magica, Basil l'Investigatopo, Oliver and Company, La Sirenetta, Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri, La Bella e la Bestia, Aladdin, Il Re Leone, Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame, Hercules, Mulan, Tarzan, Fantasia 2000, Dinosauri, Le Follie dell'Imperatore, Atlantis, Lilo e Stitch, Il Pianeta del Tesoro, Coda Fratello Orso, Mucca e la Riscossa, Chicken Little, I Robinson, Bolt, La Principessa e il Ranocchio, Rapunzel, Winnie the Pooh, Nuove Avventure nel Bosco dei Cento Acri, Ralph Spaccatutto, Frozen, Big Hero 6, Zootropolis, Oceania, Ralph Spaccatutto 2, Gigantic, Frozen 2.